Il circolo Favini di Chiesanova alle 20 di ogni sera chiuderà. La decisione è stata presa a maggioranza questa mattina durante l'assemblea dei soci convocata dal Presidente, dopo che lunedì sera, 10 ottobre, sono dovute intervenire ancora una volta tre pattuglie delle volanti per porre fine ai disordini creati da un cliente completamente ubriaco. Siamo un po' schiavi di queste persone che diciamo fanno i propri interessi non solo dentro il circolo ma in tutta la zona. Il problema che ci accusano i banconieri è che la sera la nostra presenza è minima e la maggioranza è di queste persone che vengano qui. Entrare nel circolo ci vuole la testa, però c'è da dire una cosa, noi a questi soggetti non gliela vogliamo fare la testa, perché non gli vogliamo. È successo anche dei casi che le consumazioni se le portano da casa, ma certamente se vanno da una figliola e gli diano dammi una birra, la voglio, non è che questa si può mettere a rischio. Una decisione nata sulla richiesta dei banconieri che la sera temono per la loro incolumità, che però non trova l'accordo di tutti. Ho fatto come soci delle proposte di chiusura, invece di chiudere a mezzanotte chiudiamo alle 11 in modo che ci siamo noi. Il problema è ormai va avanti da tanto tempo con questa gentaglia e tanto sono tutta gente che spacciano, delinquono, che hanno rotto proprio anche il clima sociale che c'era prima in questo circolo, e noi non accettiamo l'idea che ci dobbiamo arrendere, che dobbiamo stare a casa nostra per colpa loro. E, insomma, vogliamo che questa situazione sia al più presto ristabilita. Chiaramente capisco i ragazzi che sono dietro ai banchi, che hanno paura, perché queste sono gente che non scherza. Vogliamo dire anche al questore che qui è una situazione che bisogna che loro la raddrizzino.